Guardate un po' in che posto fantasmagorico vi ho portato. Siamo nel Museo Fisoni, il più grande museo al mondo di stazioni di servizio, ma io ve ne parlo dopo il sommario. Auto e Auto Magazine, le più belle immagini di auto e motori, presenta Visitiamo il museo della stazione di servizio. Che A metà 800 alcuni chimici avevano provato a distillare quell'olio denso e scuro che in alcune località sgorgava dal terreno. Tra i vari prodotti ottenuti ce n'era uno che sembrava fatto apposta per illuminare, il cherosene. Inizialmente il prezioso liquido si vendette sfuso, poi si cominciò a confezionarlo. A rendere più semplice il lavoro contribuì nel 1885 un'idea dell'americano Sylvanus Bowser. Applicò al barile o alla cisterna una pompa a stantuffo azionata a leva e dotata di rubinetto. Con l'avvento delle automobili, da sottoprodotto, la benzina sarebbe diventata il prodotto principale. Crescendo il numero delle auto, si cominciò a trovare la benzina anche nei negozi dove vendevano il kerosene. Drogherie, farmacie, empori, officine, pese pubbliche e stallaggi, mentre nei grandi depositi prendeva corpo l'esigenza di migliorare le modalità di erogazione. Nel 1905 nasceva in America la Automobile Gasoline Company e il carburante proveniva da una cisterna cilindrica sopraelevata messa in verticale, dotata di indicatori di livello in vetro per la misurazione e di valvola per l'erogazione. Questa avveniva mediante un tubo flessibile la cui estremità andava inserita all'imboccatura del serbatoio. Attorno al 1910 apparvero in cima alle colonnine i primi globi luminosi recante l'indicazione generica di gasoline o filtered gasoline. Da questo momento in avanti il posto di rifornimento americano aveva iniziato quell'evoluzione che in una decina di anni lo avrebbe trasformato in stazione di servizio. Alla semplice erogazione di carburante si aggiunsero il controllo dell'olio, la pressione dei pneumatici e dell'acqua, la sostituzione di filtri, candele e batterie, il lavaggio e altro ancora. In Europa tutto iniziò una decina di anni dopo. Fu così che ai distributori si affiancarono altre attrezzature grandi e piccole il cui aspetto aveva il peso nell'immagine globale del luogo dell'attività. Attrezzature e utensili più delle volte pensati apposta per l'assistenza alle automobili. L'evoluzione della loro estetica segue quella generale degli attrezzi da lavoro. Presentano quel fascino decisamente industriale che viene dalla materializzazione di un'esigenza, di una funzione. Con il passare del tempo, le stazioni di servizio si moltiplicavano in tutto il mondo in un regime di forte concorrenza. Compaiono così gli oggetti promozionali e i cartelli pubblicitari. E quando la realtà dei grandi comprese abbastanza auto da far desiderare ai bambini di imitarla con le automobiline, anche i giocattolai si diedero da fare. Comparvero così auto a molla e piccoli distributori di benzina. Questo pezzo della nostra storia lo abbiamo ritrovato con piacere al Museo della Stazione di Servizio, a Palazzolo Milanese. Ma sentiamo l'intervista fatta da Jennifer. Siamo col signor Fisoni, titolare del Museo Fisoni, il più grande museo al mondo di stazioni di servizio. Io vorrei sapere qual è stato il motivo che ha fatto sì che lei instaurasse questo museo. Io ho incominciato a lavorare nel settore circa 31 anni fa e ho avuto l'idea di raccogliere e tenere un pezzo per tipo degli oggetti che trovavo nel settore. Sono arrivato a quasi 8.000 pezzi. Sono tutti i distributori, sono tutti restaurati e funzionanti. Distributori saranno 250, a partire dai primi del Novecento fino ai primi elettronici italiani. Adesso infatti ci troviamo di fronte a un pezzo molto particolare. Sì, questo è il primo doppio elettrico ed è del 36. Non segnava ancora il prezzo, ma solo i litri. Questo l'ho usato come logo del museo. E diceva che inoltre, quindi 8.000 pezzi non solo di distributori ma anche di gadget. Sì, di gadget, cartelli, lattine dell'olio, le divise dei gestori e poi c'è anche un museo, un archivio
cartaceo che per la storia dei 100 anni della distribuzione della benzina, perché ormai sono 100 anni che la distribuzione c'è. È l'unico museo al mondo, è quello più completo. L'altro è in America, ma è venuto l'americano a vedere e effettivamente ha riconosciuto che questo è più completo, soprattutto perché lui non restaura i distributori. Ecco, appunto, essendo tutti i suoi pezzi restaurati e funzionanti, io mi domando come fa a mantenere un museo di questo calibro. E infatti sta diventando un problema, perché non sono più i tempi di una volta. In Italia purtroppo non interessa molto l'archeologia industriale. Si è fatto avanti un gruppo di giapponesi e hanno fatto una proposta abbastanza interessante, e può darsi che tutto vada a finire in Giappone. Questo sarebbe un grosso peccato, anche perché noi adesso siamo alle porte di Milano e sappiamo che il comune non fa niente per aiutarla, e poi sappiamo anche che questo museo non è a scopo di lucro, non si paga per entrare a vederlo. No, io non ho mai fatto pagare nessuno, anzi regalo i gadget del museo a chi viene a visitarlo. È un po' un motivo di discussione anche in famiglia questo, però vabbè, la passione c'è e finché ho potuto l'ho tenuta. Io non ho mai chiesto niente ad enti pubblici e neanche a società private, però so che non otterrei molto e andare a pietire non mi va la cosa, insomma. È un peccato, perché è un grosso patrimonio italiano e mandarlo all'estero sarebbe veramente... Sì, questo è vero, però in una grande città come Tokyo diventerebbe anche un affare, perché intanto farebbero pagare l'ingresso le migliaia di visitatori e poi venderebbero i gadget che io regalo in pratica. Senta, e c'è un pezzo di questo museo a cui lei è particolarmente affezionato? Ma il pezzo più importante storicamente... è questo, ed era quello che c'era a Roma, è stato carrozzato dall'architetto Piacentini, che era l'architetto dell'impero, e in stile littorio, con questo tondo sopra e questa sagoma superiore che ricorda il braccio nel saluto fascista. La scritta benzina pura c'è perché siamo nel periodo delle sanzioni e vendevano anche la benzina mista all'alcol delle barbabietole per favorire l'agricoltura. Questo è il più importante storicamente, diciamo. Ma ha intenzione di tenersi qualche pezzo? No. La vendita sarà totale, se sì, non... Se va tutto, perché non... così chiudo il capitolo. Se no il dolore sarebbe troppo forte. Sì. Certamente. Io la ringrazio e spero comunque che si trovi un'altra sistemazione non così lontana. Vedremo.